provvisorio non funziona. E quindi la mia assistente divisorio non va. Quindi faremo direttamente con la lama. Guardate qua, il primo pezzettino. Così, la tengo così, così mi sembra... Mi è scappata la mano. Stay harmless. Volevo tenere il cappello fino ad aprile e con questo e anche con Steve che mi accompagna in bagno io vi saluto e vi dico perché? Vaffanculo, figlio di puttana. T'ho visto arrivare, sei un pezzo di merda. Avanti su. Io non mi muovo, dai. Allora, amici di Social Channel, rieccoci. Buongiorno a tutti. Saluta Rachele. Di cosa stai scrivendo? Non sto più scrivendo. Cos'è tutto questo ben di Dio, Rachele? È la 20 Gli angeli di Victoria's Secret? Sì. Ok. Christian? Ciao. Buongiorno. Passato bene la nottata? Insomma, sento un po' freddo. Adesso scopriremo il perché. Ma signore e signori... Aspetta! No, aspetta! Prevedo che mi devi fare un'intervista. No, vabbè, ma ragazzi, ormai è diventata una realtà. Una realtà... Ed è sicuramente, cioè, siamo rimasti allibiti ieri perché non solo ha pronosticato. Allora, Luca, innanzitutto, ça va sans dire, come dice in francese. Ecco, prima del video ci ha rivelato che in realtà non voleva comparire perché voleva mantenere un low profile, no? No, Luca, giusto? Sì, anche perché in realtà stavo montando il video della vera guest star della giornata video di oggi, che è il signor Contex Art in una delle sue più riuscite interpretazioni, però poi l'avete già appena visto e vabbè. Questa è una breve un'anteprima, questo è un teaser. Comunque esatto. non potevamo fare a meno di premiarti, Luca, cioè non puoi non chiederci di premiarti dopo l'ennesimo alto premio. Tanto lo so che è questo. Eccolo, perfetto. Grazie. Eh sì, perché l'oracolo Varani anche ieri, come vi faremo vedere, ha indovinato il vincitore di Masterchef. Non solo ha indovinato il vincitore, ma ha indovinato tutte le tre posizioni, giusto Luca? Più forte di me, è una cosa che mi nasce da dentro. Ma dici, ma come fai? Ma qual è il trucco, Luca? Qual è? A parte un po' di sostanze non legali e... Cos'è Viagra? Cosa è un raptus? Io sono una sorta di trans, a un certo punto ho delle visioni e... Tanto Tiziana era la meno favorita in assoluto, ha vinto fra le polemiche ma ha vinto, non è che ci hai messo lo zampino tu, no? No, assolutamente. Va bene, ok, niente, allora la premiazione è stata fatta. Volevo dare a questo punto, anche per condividere la mia gioia con i lettori di Social Channel, dei numeri all'otto, per far vincere qualche soldino interessante. Stiamo completamente perdendo la testa, Cristo. Sta per comprare la pagina su Novelle 2000, mi avviso. Allora, sulla ruota di Barry, faccio anche in dialetto, sulla ruota di Barry, 3, 42 e 71. Allora, 3, 42 e 71. Ragazzi, se vincete, ragazzi, mi raccomando, io fossi in voi qualche urino lo giocherei. Comunque Luca, stai attento lotto, perché qui potresti avere delle ripercussioni nel caso sbagliassi questi numeri. Stai lanciando un po' troppo, eh. Quale ruota? Bene. Oh no, Franci. Io vado a giocare, Luca. Comunque possiamo notare come fino a un paio di settimane fa gli smalti, i favolosi smalti che ci sono stati gentilmente concessi, c'erano tutti. Adesso ci sono dei clamorosi buchi. Vanno a ruba. Ora, siccome Francesca è la persona più vicina agli smalti,
amore, no. Vorremmo fosse lei, eh? O no, Christian? Anche perché nota i colori che faccio vedere che smalto hai, non ce l'hai? Non ce l'ho. Nota i colori che sono spariti. Faccio vedere il tattoo flash. Guardate che tamarra, una vera ragazza di Roma, va che di cotta, periferia, va. Non sono di periferia per amore. La nostra Angelina Jolie, guardate che bella che è, guardate che bella. Cosa stai facendo, Franci? Ah, il comic video di oggi? Lori del Santo è una carpa, beh, direi che sono uguali, no? Direi che ci assomiglia molto. No, scusami, la foto del giorno. La nostra amica Chiara Biasi. Il nostro amico. Tuo amore? Sì, l'amore. Lo ami? Sì, sì. È il mio prossimo fidanzato. Senti, Cri. Sì. Faccio vedere un pezzo, dai. Donny. Dai, un pezzettino, dai. Dai, un pezzettino. Ma se vogliamo pezzettino. Fare un anticipo proprio così. Un antipastino. Madonna. Ditelo a nessuno. Vale. Perdona. Comunque la scusa che ti è scappata la macchinetta, dai, non stai in piedi. Vale, perdonami. Ma non stai in piedi. Voglio lanciare un appello a mia moglie. Perdonami per questo, ne ho fatte tante, ma questa lo so che è grave. È vero che hai dormito con cappello stasera? Che tua moglie voleva fare l'amore, no, ma niente. Ho fatto togliere tutti gli specchi da casa, dalla mia. Francesca, ti piace il nuovo look di Christian? Sì, ma oggi è piazzato più fuori che dentro, non l'ho visto. Non l'hai visto? Un attimo. Senti, ma ti sei ambientata già nel nuovo, in questa redazione o ti trovi a tuo agio? Sì, sì, abbastanza. Sì? Abbastanza? Cosa vorresti dire con questo abbastanza? Sono 3 giorni che sono qua, sono ancora in fase rodaggio. Cioè, dici, il primo giorno che sei tornata a casa dopo essere stata in questo ufficio, cosa hai detto ai tuoi amici, ai tuoi parenti più stretti, al tuo fidanzato? Che sono stata bene, che venivo da una realtà in cui non vedevo l'ora la sera di tornare a casa, almeno qua mi piace venire. Ma gliel'hai detto ai tuoi genitori che ti sta sui coglioni il direttore di Social Channel? Gliel'hai detto o no? Questo sta dicendo lui. L'ha detto un altro giorno, ma che l'hai detto veramente, Francesco? Ha detto, Cristina, guarda, io sto veramente, sono contentissimo di averli conosciuti, sì, tutti, Luca, tutte. Però veramente il direttore Federico mi sta proprio sui coglioni. Io, testuali parole, ti ho detto. Testuali parole. È un bene che gli stai sui coglioni, è un bene. Non ho trovato il caffè della macchinetta, ma... Quindi adesso te lo provvediamo subito e te lo offriamo immediatamente. Basta che non dici che ti sto sui coglioni. Grazie, però, ancora grazie. Ecco qua, basta Luca. Non c'è niente stasera in previsione, no, non c'è niente. Previsione stasera, che cosa mangerò io? Cosa mangerai? Ah, a proposito, mangerò minestra con le lenticchie, ma lo sapevo già. Non vale. Senti, la nostra Rosalinda dopo l'appello di ieri ci ha risposto, giusto Cristian? La nostra fan numero uno. Ha risposto, oggi devo salutare. Scusate, lei che è del Facebook. Ha linkato un articolo del Corriere? Ha linkato un articolo del Corriere che adesso te lo trovo. Cosa significa? In realtà qualcuno sospetta che io... C'ha scritto comunque in questo potere della mente paragnosta qualcosa non mi torna, ma poi l'articolo non c'entra niente con la frase che ha scritto. Ma come? Rosalinda? Sei confusa un po'? Vabbè, ti perdoniamo. Comunque volevo salutare ieri Rosalinda, oggi devo salutare Chantal, Beatrice... Sono le fighe, saluti. Cristina, Fanny... Sì, ma... E Desire, sì, ciao Luca, tutte, ti ricordiamo grazie, che sei un uomo sposato tu, Luca. In realtà, però. In realtà, no. L'ha detto a suo pubblico, l'ha detto.